varicocele non è una patologia, è una condizione di varicosità di vene, nello specifico nell'uomo, soprattutto nel giovane, di vene che si trovano sopra al testicolo. Per una conformazione anatomica, le vene del plesso pampiniforme, così si chiama il plesso di vene che sta sopra il testicolo a sinistra, molte volte diventa ectasico. Ectasico vuol dire che si dilata. Le vene normalmente servono a riportare il sangue nel circolo polmonare. Il sangue, quando le vene sono ectasiche, quindi le valvole di queste vene non funzionano, ristagna in basso. Nello specifico ristagna sopra al testicolo. Il sangue venoso è un sangue non ossigenato, un sangue caldo che tende quindi ad aumentare la temperatura del testicolo e a farlo funzionare male. Come dicevo, il varicocele non è una malattia, è una condizione di varicosità che potrebbe alterare la normale funzionalità testicolare. Il testicolo è la ghiandola che produce gli spermatozoi, che sono le cellule germinative maschili. Un varicocele potrebbe, ed è bene controllare sempre un esame del liquido seminale dai 16 anni in poi, potrebbe alterare la fertilità maschile. Nel tempo si comporta un po' come una goccia cinese, tende a danneggiare sempre di più la fertilità. Finché una volta i figli venivano fatti a 25-26 anni, molte volte il varicocele passava a misconosciuto. E attualmente, per tutta una serie di ragioni economico-sociali, i figli si cominciano a programmare intorno ai 35-36 anni, e quindi una condizione non patologica, ma che può alterare in modo importante, cronico, irreversibile la spermatogenesi, manifesta i suoi segni e quindi determina infertilità maschile. Al giorno d'oggi si parla molto di infertilità di coppia perché manca uno screening. Fino a qualche anno fa veniva effettuato un primo screening col servizio militare. Al giorno d'oggi i giovani non vengono più controllati, si arriva a fare una prima visita uroandrologica quando insorge il problema, quindi quando c'è un problema di infertilità di coppia. Molte volte è già tardi e quindi porre rimedio diventa veramente difficile. La diagnosi del varicocele è molto semplice, viene effettuata con l'esame obiettivo, ovviamente alla visita urologica, effettuando una ecografia Doppler. Si effettua un eco color Doppler dei vasi spermatici per vedere se c'è un reflusso patologico che può alterare la fertilità, e ovviamente facendo un esame del liquido seminale. Il varicocele può essere semplicemente corretto con una tecnica flebografica, quindi una tecnica endovascolare, è lo stesso che si effettua per fare un prelievo di sangue, una piccola punturina a livello della vena basilica del braccio, si mette un sondino endovascolare che arriva nella vena spermatica, si inocula una sostanza sclerosante come quella che si usa per le vene varicose delle gambe, che tappa la vena e quindi determina una chiusura di questa vena e il mancato reflusso di sangue venoso a livello testicolare con la correzione del problema.